curation come opportunità di creare dei percorsi di apprendimento raccogliendo, selezionando e mettendo in sequenza il meglio della formazione disponibile là fuori e dentro la tua organizzazione. Esempio numero 2. Prendiamo il settore della formazione. Ogni azienda, inclusa la tua, se non è fatta di soltanto 2 o 3 persone, ha bisogno di addestrare il suo staff nel conoscere, approfondire, aggiornare le conoscenze che ha nei vari settori dell'azienda. Possono essere quelli delle vendite, del marketing, della produzione, dello sviluppo, della ricerca, qualsiasi cosa. Quindi la maggior parte delle aziende che vogliono essere competitive, che vogliono essere al passo con i tempi, investono in questi corsi. Ma ci sono poi 3 tipi di situazioni possibili. Una dove l'azienda stessa crea dei corsi interni, ha uno staff, un dipartimento per realizzare questo tipo di addestramento. 2, l'azienda si rivolge a delle aziende esterne, a dei fornitori di corsi e di formazione pronti e disponibili a dare una mano su richiesta. 3, l'azienda potrebbe utilizzare un ibrido, un misto di queste cose, quindi utilizzare sia i suoi corsi interni che corsi esterni. Dov'è che in tutto questo entra la curation? Vista la grandissima quantità di offerta di corsi di formazione che ci sono soprattutto fuori dalle aziende, la curation crea l'opportunità di poter creare dei percorsi di apprendimento. Cioè, andando a pescare, dopo aver verificato, collaudato e testato i corsi offerti online o fisicamente da altri fornitori, io posso prendere corso A che offre quell'azienda là, poi corso B che c'è online, poi corso C che offriamo noi al nostro interno, e se uno fa questi 1, 2, 3 corsi ha la preparazione di base che gli serve, ad esempio per poter preparare degli articoli, dei contenuti che devono essere impaginati per le pubblicazioni dell'azienda, piuttosto che se prendo corsi X, Y e Z da 3 fornitori esterni, che siano fisici o online, posso invece acquisire le competenze che mi servono per fare un altro tipo di lavoro, magari di carattere grafico, illustrativo, posso apprendere lo storytelling. Insomma, un'azienda oggi non può pretendere di avere all'interno la capacità di produrre tutte le conoscenze, gli skill e quindi i corsi di formazione necessari al suo staff. Quindi il lavoro di cura è quello fatto dal Dipartimento di Human Resources, di Formazione, Learning and Development, che piano piano seleziona nel tempo ciò che c'è già disponibile là fuori, ma non semplicemente facendo delle liste di corsi, ma creando delle sequenze, delle specie di compilation, delle playlist di corsi interni, esterni, online, offline, che quando messi in sequenza ti danno la possibilità di acquisire una competenza che è importante per lavorare all'interno della tua azienda. Thank you.